Dicevamo al tecnico Colombo in apertura questa sera del nostro Mix Zone. Adesso sarà difficile scegliere tra Milani e Crescenzi perché la partita che ha fatto Milani questa sera è strepitosa. Migliore in campo, complimenti. Grazie mille, intanto è il migliore in campo e poi io faccio solamente quello che mi chiede il mister. Io tutte le volte che mi chiama in causa, io cerco di dare il meglio di me e poi quello che viene viene. Comunque sono contento di come è andata la partita, peccato per l'inizio, magari un po' più titubanti, però ce la siamo ripresa bene. Allora, partiamo dagli. Analizziamo tutti gli episodi tre che ti hanno visto protagonista. Il primo probabilmente è sbagliato un cross facile, che se lo rifai 10 volte non lo sbagli mai quando Palmiero ti ha imbucato in area di rigore. Però poi lancio di 50 metri per Cuppone che ha preso le spalle a Miglianelli, gol di Lescano, assist sul petto di Cuppone, gol del 2-1. Sul tuo piede, due gol pesantissimi. Sì, magari la prima occasione, come hai detto te, è stata magari una scelta perché io avevo visto Cuppone praticamente solo e quindi ho provato a dargliela a lui, però magari tornando indietro avrei fatto un'altra scelta Quale? o c'era anche Lescano magari solo, quindi alla fine è un affatto di scelte, magari se l'avessi data a Lescano e l'avessi sbagliato avrei detto di avrei data a Cuppone, quindi è un momento così quando sei lì in mezzo al campo e poi per il resto ho fatto solamente quello che dovevo. Ti faccio una domanda simile a quella che ti avevo fatto a Foggia in Mix Zone. Se qualcuno ti avesse detto quest'estate, a fine ottobre sei diventato un giocatore forte forte in una squadra che sta lottando per la Serie B, cosa mi risponde? Cosa rispondevi? Beh, io penso che un motivo per cui il direttore, il mister, il presidente hanno creduto in me ci sarà stato e penso di cercare di dimostrarlo partita dopo partita. A nostro giudizio, e poi vado con una domanda da studio di Massimo Profeta e Fabio Ferraresi, sei il giocatore che è cresciuto maggiormente dal precampionato, dalla gara d'esordio con l'Avellino ad oggi, sei un altro giocatore. Beh, alla fine sono un ragazzo giovane che cerca di dare sempre il meglio di sé e magari inizialmente l'intesa, la comunicazione con i compagni magari veniva meno e adesso mi sento anche magari più sciolto, più tranquillo di poter esprimere quello che so fare. Facciamo una domanda a Lorenzo Milani che vi ascolta, studio. Sì, intanto siamo certi che possa fare il terzino della difesa a 4, no? Perché avevamo detto probabilmente 5, molto meglio perché l'anno scorso ha fatto un campionato super col Pontedera, però la domanda la faccio fare a Fabio. No, io la domanda che faccio a sto ragazzo è quanto è stimolante, comunque ti fa crescere il fatto di allenarti insieme ad un giocatore abbastanza forte, importante come Crescenzi, che magari ti possa dare dei consigli e ti faccia allenare in un certo modo, perché sai che la concorrenza comunque è lì, che vuole rientrare, vuole giocare, quindi credo che da questo punto di vista per te sia uno stimolo in più, no? Assolutamente sì, è sì, uno stimolo in più perché comunque sia è un grandissimo giocatore, io sono solamente una pedina che il mister ammette in campo e io cerco di fare il meglio che posso e penso che nell'ultimo periodo, peccato per l'espulsione che ho avuto, però ero molto molto, molto in crescita. Ecco, però adesso ci devi raccontare che cosa è successo con l'arbitro lì. Ora è passato tutto, alla fine diciamo che è andata meno peggio di come poteva andare quel giorno. Dimmi un po' che cosa è successo. Ma alla fine è andata come è andata, possiamo dire, perché io alla fine mi sono ritrovato nel mezzo a qualcosa che non c'entravo niente, Ma quindi cosa ti ha detto l'arbitro sul momento? a me assolutamente niente, alla fine secondo me aveva visto solamente che io siccome non sono uno di quelli che va a protestare, va addosso all'arbitro, ha visto me un po' in disparte, allora non lo so, nella sua testa magari ha pensato che fossi stato io a fare il fallo. Io sono andato subito al guardalinea a chiedere, a dire, a spiegare che io ero solamente sulla linea di porta, però Ma l'hai perdonato l'arbitro? alla fine sono errori di gioco, come posso sbagliare io, può Certo. sbagliare anche lui, dai.